L'evento di caratura europea è stato promosso e patrocinato dal CAITAM, Tutela Ambientale Montano, e dedicato ai giovani studenti dell'Istituto Comprensivo Rosina Salvo e Liceo Artistico di Trapani, che avevano chiesto la collaborazione agli esperti del CAI per una giornata di educazione ambientale. L'evento, celebrato a Erice, è stato pubblicato sul portale europeo dell'ASVIS, Alleanza Sviluppo Sostenibile. La giornata di sensibilizzazione ambientale è stata dedicata alla sostenibilità delle attività umane e alle emergenze climatiche e ambientali. L'attività didattica in ambiente è stata organizzata dal presidente della sezione CAI Erice, Vincenzo Fazio, in collaborazione con il professor Leonardo Scuderi, agronomo qualificato e docente di scienze forestali, e con il socio CAI, professor Francesco Torre, plurilaureato in cinque atenei, presidente del Consorzio Universitario di Trapani, che è intervenuto nella qualità di esperto di geologia, archeologia e mutamenti climatici. Il CAI Erice, col contributo di soci volontari che hanno collaborato attivamente all'evento, ha offerto così una vera full immersion ambientale ai giovani studenti trapanesi, che si è svolta in quattro fasi. Nella prima fase, il gruppo di 60 giovani studenti sono stati accompagnati in un trekking lungo i sentieri del Bosco Antico di Erice dalle guide del CAI Erice, Giacomo Coppola e Antonio Sergi, coadiuvati nel coordinare il gruppo dal professor Luigi Gentile e Vincenzo Messina. Parecchie le soste effettuate lungo il percorso che hanno arricchito gli studenti di preziose informazioni di botanica sulle specie endemiche del Monte Erice, sull'habitat naturale del monte e sulle aree percorse dal fuoco. Su questo punto, in particolare con i giovani studenti, ci si è soffermati in contrada Runzi, dove, nell'area incendiata 3 anni fa, hanno potuto ammirare ed emozionarsi davanti a un boschetto di piccoli pini d'Aleppo, rinati spontaneamente dopo aver subito un incendio devastante. Con questa breve sosta didattica e osservazione guidata del paesaggio boschivo, la seconda fase si è svolta in Baita CAI, punto accoglienza SICA, dove il presidente Fazio ha accolto e intrattenuto i giovani studenti con un intervento sullo sviluppo sostenibile e sui valori ambientali promossi dalla locale sezione del CAI, che dal 2016 opera a supporto di comuni, enti, organismi e istituzioni scolastiche per promuovere progetti concreti di educazione, di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile. La terza fase è stata condotta dal professor Leonardo Scuderi, che ha illustrato con un approccio e un linguaggio estremamente qualificato e appassionato cos'è la biodiversità in senso lato, riuscendo a coinvolgere con immagini straordinarie i ragazzi in un percorso immersivo sulla natura e sulla biologia delle specie vegetali e animali. Nella quarta fase, i giovani studenti sono stati coinvolti in una lectio magistralis sintetica ma incisiva espressa dal professor Francesco Torre, che li ha intrattenuti, interessati e molto appassionati sul tema dell'emergenza ambientale conseguente ai mutamenti climatici. Il professor Torre, nel suo breve intervento, oltre a spiegare con chiarezza le dinamiche che generano i mutamenti climatici, si è soffermato ad evidenziare i danni generati in termini economici e di vite umane, che potrebbero essere evitati e risparmiati qualora le governance politiche internazionali dirottassero i giganteschi investimenti per le guerre e per le conquiste dello spazio in efficaci politiche di prevenzione e di tutela ambientale. I giovani studenti, carichi di energie e di stimoli concettuali ricevuti dalla giornata educativa trascorsa in ambiente organizzata dalla sezione CAI Erice, si sono impegnati, insieme ai professori, ad approfondire le tematiche sulla sostenibilità e sulla biodiversità, non in modalità passiva, ma come giovani componenti sociali di cittadinanza attiva.